Quello che succede oggi è emblematico di una società che non è attenta ai diritti dei lavoratori e alle esigenze delle cittadinanze e dell'isola. Abbiamo bisogno di istituzioni che siano sensibili, ma non solo a chiacchiere, ma siano sensibili con fatti. E quindi se c'è una vertenza tra l'ASL e la società che gestisce oggi i servizi della Mercedes, è giusto che questa vertenza vada fatta e proseguita in campo giuridico, in campo, diciamo, in campo, nei tribunali. Ma l'ASL ha tutto il dovere di mettere in moto meccanismi virtuosi per pagare i lavoratori e per dare all'isola una struttura che è l'orgoglio dell'isola stessa. Credo che ogni cittadino, dal primo all'ultimo, dovrebbe essere a cuore che questa clinica sia sempre funzionante come l'ospedale Rizzoli. Se non abbiamo queste certezze sulla nostra salute, io credo che tutto il resto non ha più importanza. Ho fatto questo gesto non per darmi vanto o per mettermi in prima, io sono una persona che sono molto semplice, però in questa situazione voglio fare la mia parte. Allora io sospendo il mio stipendio finché non viene risolta la situazione. E io credo che questo dovrebbe essere un invito, come l'ha fatto già il sindaco di Sarara Fontana, che ha detto che anche lui sospenderà il suo stipendio, lo dovrebbero fare tutti i sindaci, tutti i consiglieri e tutti gli amministratori. Rinnovo l'invito ai sindaci ad andare fino in fondo, perché non è che bisogna soltanto presentare le carte e poi aspettare che arrivi la risposta. Presentare le carte, ma se la risposta è negativa, essere pronti ad andare fino in fondo. E secondo noi, come PMLI, secondo noi andare fino in fondo significa essere pronti a consegnare le fasce tricolori. Mi sembra che ci sia un grosso, profondo e grave, gravissimo contenzioso fra la cooperativa e l'ASL. Però io dico, da 20 anni questa cooperativa prendeva soldi per gestire 3 o 4 ammalati, gli altri non esistevano. Se ne è accorta poi l'ASL dopo 20 anni, allora ci stanno colpe anche dell'ASL. O ci sono delle responsabilità o ci sono delle complicità. Mi pare che ci siano dei reati abbastanza chiari, quindi non è che siano delle cose così occasionali. E allora io credo che pure la magistratura dovrebbe andare fino in fondo per capire chi ha imbrogliato le carte e chi sta speculando sulla pelle di tanta povera gente. Noi siamo qui a fianco dei lavoratori, cerchiamo di sostenerli nelle nostre battaglie, spingendo nelle sedi istituzionali preposte con i nostri portavoce che oggi erano qui presenti e facciamo la nostra parte sempre e comunque. Speriamo bene, saremo convocati al più presto, ma giusto per stare un po' tranquilli anche noi, perché non ce la facciamo proprio più, ormai siamo diventati proprio dei fantasmi viventi, siamo gli zombie, i nuovi zombie. Vorremmo stare solo tranquilli, come ho sempre detto, lasciateci lavorare, metteteci in condizioni di lavorare bene, tranquilli e sereni, che noi altri problemi non ne abbiamo. Metteteci in condizioni di lavorare bene. Nello scorso dicembre in sede di prefettura riuscimmo a sbloccare 7 stipendi arretrati e lì ci fu la promessa dell'ASL e dei presenti a trovare finalmente una risposta, una soluzione nei giorni a seguire. Sono passati invano altri 5 mesi, si sono accumulate oltre 5 mensilità e queste persone sono veramente stremate. Io l'altro giorno ho riscritto a De Luca, inserendo nell'interrogazione anche una proposta che avevamo già avanzato in sede di prefettura. L'ASL deve applicare i poteri sostitutivi e pagare direttamente queste persone per garantire i livelli occupazionali e quindi scongiurare anche il demansionamento di questa struttura e i livelli occupazionali e soprattutto mantenere e garantire la continuità dei servizi erogati ai pazienti. Faremo sentire a qualsiasi livello istituzionale la loro voce. Abbiamo chiamato il prefetto, eravamo sopra in riunione con il sindaco. La prefettura ci convocherà a breve a stretto giro e quindi facciamo presto per salvaguardare i livelli occupazionali e per tutelare soprattutto, ripeto, la salute di chi oggi è in quella struttura.